Thank sim, sim, sim. Siamo al completo, buon pomeriggio e benvenuti a questa sessione sull'intelligenza artificiale e la gestione delle fonti di dati non tradizionali, metodi e tecnologie. Abbiamo sentito ormai diverse volte da stamattina eh, parlare delle nuove fonti di dati, fonti di dati non tradizionali, eh, a integrazione di quelle tradizionali. Per la produzione della statistica ufficiale. Abbiamo anche sentito parlare di eh, opportunità, vantaggi, criticità, problematiche connesse all'uso di queste nuove fonti eh, per le finalità della statistica ufficiale. Siamo qui eh, in questa sessione per cercare di. Eh, eh, avere eh, diversi punti di vista sia naturalmente il punto di vista dell'Istat e quindi della statistica ufficiale, sia il punto di vista eh, di, diciamo così, di un produttore, tra virgolette privato di statistiche, eh, che in questo caso è Ferrovie dello Stato, sia il punto di vista dell'Accademia. Eh, su quelli, eh, su quelli che sono appunto opportunità, criticità, problematiche metodologiche, tecniche, eh, di, varia, di varia natura eh, nell'utilizzo di queste fonti per le finalità statistiche. Eh, parliamo nel caso di eh, uso di queste nuove fonti per le finalità della statistica ufficiale di Trusted Smart Statistics. Perché? Perché eh, anche questo è un concetto espresso diverse volte. Eh, le statistiche che noi diffondiamo come eh, istituti di statistica ufficiale eh, devono essere corredate in base alle normative europee, alle normative nazionali sulla qualità eh, dei dati, devono essere corredate da informazioni appunto. Sul, eh, sulla qualità del dato, sulla qualità delle statistiche, sui processi con cui i dati vengono acquisiti, trasformati e pubblicati. Ecco, mi fermo qui, non prendo altro tempo perché è più importante sentire appunto eh, dai quattro panelist di questa sessione eh, quelli che sono, come dicevo, i punti di vista eh, su, questa, eh, su questa tematica generale. Ehm, i quattro panelist eh, sono oh, nell'ordine eh, Marco Dizio eh, che eh, ci farà una presentazione in collaborazione con la collega Alessandra Righi, eh, il dottor Lorenzo Vannacci eh, che ha preparato allo stesso tempo una eh, presentazione in collaborazione con Roberta Radini dell'Istat, la dottoressa Monica Perez dell'Istat che ha ehm, predisposto un, una eh, presentazione con le colleghe De Vitis inglese e infine il professor Marco Alfò che ci parla a nome di un gruppo di. Ehm, eh, professori eh, dell'Accademia Italiana che sono tra l'altro membri del Comitato Consultivo per le metodologie statistiche dell'Istat. Io partirei senz'altro da eh, Marco di Zio eh, che ci parla delle nuove soluzioni per nuove fonti di dati, le Trusted Smart Statistics. Marco di Zio è responsabile del servizio per l'architettura integrata dei dati e dei processi. Nella direzione per la metodologia e la progettazione dei processi statistici dell'Istat. È all'Istat da lontano 1998. Si è occupato di metodi e tecniche, però è entrato a 15 anni, quindi è molto <ride> giù. Si è occupato a lungo di metodologie e tecniche per il controllo e la correzione dei dati, per il trattamento dei dati mancanti e per l'integrazione dei dati. Attualmente coordina una serie di progetti relativi allo sviluppo di architetture metodologiche integrate per i registri statistici e per lo sviluppo di metodologie per l'uso di fonti di dati non tradizionali per la statistica ufficiale. A te la parola Marco. Ok, grazie. Eh, buon pomeriggio. Visto che abbiamo detto questa data, io ho, ho preparato delle slide in modo forse antico perché oggi questa è in realtà non, non ha. Un approccio che non è stato seguito, ma io penso insomma, che le slide, o come qualcuno direbbe, eh, i lucidi addirittura, insomma, non si usava dire. No, sono, perlomeno siamo su PowerPoint, ci siamo molto evoluti. Va bene, comunque. Detto questo, allora mh, insomma, dirò un po' di cose su, sulle trasse su, Smart Statistics in Istat e cercando anche brevemente, perlomeno visto i pochi minuti, di mettere qualche accento su alcune questioni di tipo metodologico e quindi come cercare di capire dove possiamo investire sempre dal punto di vista metodologico. Ecco. Okay. Un po' di contesto, quindi quali sono le nuove fonti di dati sulle quali noi stiamo lavorando e diciamo richiamo alle nuove metodologie. Allora il contesto è più o meno noto, sappiamo che c'è comunque un tasso decrescente di risposta alle indagini. C'è una continua richiesta di informazioni, questa è una cosa che tutto sommato dice vabbè, ma è solo adesso. No? In realtà, in effetti c'è sempre stato, ma adesso, in effetti, c'è comunque questa attenzione maggiore, questo è un aspetto positivo, un po' un approccio più quantitativo no? al, al modo di gestire eh, le decisioni. E, e, e certamente più, più volte è stato detto oggi: anche una necessità di una maggiore tempestività. Nel frattempo. Come, come si sa, no? si usa questo diluvio di dati. Si usa dire così. Nel frattempo c'è sempre maggiore disponibilità di dati, no? web, smart device. Questo eh, lo sappiamo. Per fortuna, una volta tanto, queste questi, diciamo, due caratteristiche di questo momento sembrano integrarsi molto bene. E qui ancora mi sono superato, ho messo una figura, cioè sembra che insomma, queste cose si integrino e vadano effettivamente a braccetto, insomma in un approccio win-win. Ovviamente iniziano un po', diciamo, quando uno si mette effettivamente a lavorare su queste cose, iniziano un po' di, di problemini, perché un conto è dire abbiamo tanta disponibilità di dati, un conto è dire con questi dati noi vogliamo fare delle statistiche e addirittura abbiamo la presunzione di dire statistiche ufficiali. E questo un po' ci condanna, ci condanna perché vuol dire che dobbiamo fare, tirare fuori dei numeri che hanno una diciamo, un'etichetta di qualità o meglio, la cui qualità sia misurata. Questo è un concetto un pochino diverso. Perché, perché noi spesso apriamo giornali, troviamo numeri eh, di qualsiasi tipo, eh, però nessuno ci dice effettivamente se questi numeri siano rappresentativi di quello che effettivamente diciamo, dovrebbero rappresentare. Non ci abbiamo mai. Invece noi dobbiamo fare questa cosa. E in questo passaggio che diciamo, in questo passaggio di come dire, maturazione dei dati diventa una Trusted Smart Statistics, questo è, questo è il nostro obiettivo. Per capire, non è che solo noi stiamo diciamo, lavorando negli istituti di statistica in questa direzione, no? ci sono stati a livello internazionale dei memorandum, patti e quant'altro, e noi ci siamo innestati in questo contesto e ci siamo dotati all'interno dell'istituto di un... Organizzazione che è chiamata un centro delle trasma statistics, il cui fine è proprio quello di facilitare l'innovazione. Facilitare Perché questa è ogni innovazione, chiaramente eh, ha bisogno di un supporto, no? è ovvio, non è che noi siamo conservatori, per certi versi è più facile essere conservatori, chiaramente. No? Però introdurre nuove nuove idee, nuovi modi di produzione all'interno di un sistema di produzione già consolidato e complesso sicuramente ha bisogno di, eh, di una facilitazione, di capire, di un monitoraggio perché quel progetto non è andato avanti, quali sono i problemi infrastrutturali, metodologici e quant'altro. Quindi c'è un'organizzazione che eh, diciamo, disegna anche congiuntamente Diciamo in questa organizzazione interna all'istituto, sono presenti diverse anime dell'istituto. Disegna una roadmap, insomma, diciamo ci siamo strutturati per questo fine. Ora parliamo spesso di big data, parliamo spesso di, di queste nuove fonti. Ma eh, tante volte diciamo: ma parliamo e basta di queste cose? Cioè, o effettivamente facciamo qualcosa? In effetti una volta tanto possiamo dire che effettivamente facciamo e stiamo facendo qualcosa. Io qui ho riportato una serie di, diciamo così, una lista di tipologie di nuove fonti dati che, che stiamo eh, lavorando, non è certamente esaustiva perlomeno nei progetti riportati quindi ci sarà qualche collega che magari penserà di non essere incluso ma penso che comunque sia abbastanza, eh, come dire, eh, dia l'idea di quello che stiamo facendo. Certamente un primo tempo, un primo, eh, diciamo una prima fonte di dati, una tipologia di dati che stiamo lavorando è quella delle, delle immagini, io ho scritto satellitari, ma per precisione direi telerilevati, perché in queste rientrano anche eh, le ortofoto, che hanno diciamo, una caratterizzazione un pochino differente. In ogni caso è l'utilizzo di queste immagini che ci aiutano in qualche maniera a, a, ad avere delle informazioni che non possiamo avere. Diciamo delle caratteristiche di informazione che non possiamo facilmente avere da altre, dalle indagini classiche. E, e qui stiamo in effetti eh, diciamo, eh, come dire, raggiungendo, stiamo eh, per arrivare ad un primo prodotto, siamo in conclusione di questo progetto che è quello di stimare il verde che c'è nelle nostre città tramite Appunto le immagini delle eh, ortofoto eh, riprese da, 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 dagli aeroplani, insomma, sostanzialmente. E quindi eh, questo in effetti è un primo prodotto che stiamo per ottenere. Poi c'è un, un altro grosso filone di studio che riguarda chiaramente la telefonia mobile. No? Prima ognuno dice smart device. Che pensa al telefonino? Abbiamo sentito prima no? Varie... l'importanza di questo elemento. Qui ci sono progetti europei. Eh, Abbiamo anche per esempio degli sprint con Vodafone, ma anche con altri mh, attori stiamo elaborando dei progetti. Eh, mi piace, poi lo riprenderò il, il concetto, eh, lì all'intera parentesi progetti Unione Europea per la metodologia e l'integrazione. Questa integrazione è una parola fondamentale che sta emergendo sempre di più. perché Molto spesso queste fonti vanno integrate per essere effettivamente utilizzate appieno nelle loro potenzialità. Poi c'è il grande mondo dell'uso dei dati testuali. No? Tanto per fare un esempio, le note integrative delle società di, dei capita di, eh, società di eh, capitale che si trovano nei, nei bilanci eh, rappresentano un mondo eh, eh, immenso di informazione ma sono dei report, sono dei, dei testi di fatto. Adesso siamo riusciti ad elaborare alcune di queste informazioni automaticamente e che possiamo utilizzare per classificazione, per migliorare i nostri conti. Ecco, quindi questo per dire è un aspetto particolarmente rilevante. Poi c'è questo mondo, il mondo dei social network, che io... Uh, immagino sempre un po' sgambo rispetto alla classica produzione statistica, no? perché noi andiamo a, ad intercettare un po' il mood, no? il sentiment delle persone su questi social network e quindi diventa una specie di osservatorio, cioè diamo molta importanza alle tempestività e magari... Decrescendo un pochino il peso di alcune altre eh, eh, come dire, caratteristiche statistiche. Ma è fondamentale avere subito, subito no? la osservare, quindi, avere subito la sensazione di, del sentimento di depressione rispetto a, a, ad alcune tematiche. E qui già produciamo nelle statistiche sperimentali. Che sono state citate precedentemente, il Social Mood on Economy Index, ma ci sono diversi studi ancora: lo studio sul linguaggio d'odio o anche la violenza di genere, che adesso qui non ho citato, che sono studi in corso, che, anche in corso avanzato, quindi stanno già iniziando a produrre dei risultati. Un'altra caratteristica, un'altra tematica, una fonte importante, per esempio, sono queste dell'AIS. Sono i messaggi che le navi lanciano dai trasponder per motivi di sicurezza e questi possono essere utilizzati per migliorare le nostre statistiche eh, marittime. Eh, la caratteristica importante di questa, che era, diciamo, riporta anche caratteristiche di altre fonti di dati, sono questi segnali ad alta frequenza. Quindi immaginate, no? la necessità di elaborare e trasformare tutti questi dati poi abbiamo OpenStreetMap per incidenti di stradale oppure tutto quel mondo che riguarda il web scraping e anche qui ci posizioniamo in un contesto internazionale come l'analisi delle online job advertisement e business characteristics, cioè lo studio delle caratteristiche dell'impresa o del mondo del lavoro attraverso il web scraping di, questi, di queste tematiche. Ora, <coughs> nuove fonti di dati, eh, diciamo, possiamo caratterizzarli con grosse mole di dati non strutturati, spesso segnali ad alta frequenza, modelli per complesse interazioni, dati su reti, quali sono gli obiettivi? Classificazione, previsione, li abbiamo sentiti. Ecco questi diciamo quasi automaticamente ci portano verso questo mondo, il mondo del machine learning, deep learning, uh, large language models, network analysis. Quindi l'utilizzo di questi metodi viene quasi naturale dopo l'introduzione fatta, però attenzione, ci sono determinati problemi. Io ne ho citati qua solo tre, ce ne sono tanti sicuramente che vanno punti da attenzionare, a parte il tempo che è scaduto, ma insomma diciamo che voi non lo vedete, ma io lo vedo, sta in rosso, sta esplodendo, comunque insomma... Eh, il primo, forse uno dei più importanti probabilmente, che è la rappresentatività dei dati che andiamo ad analizzare, che non sono dati di indagine che, che riescono a rappresentare la nostra popolazione, ma... Sono dei dati che sono stati creati per altri motivi, sono stati collezionati per altri motivi. È stato carino oggi nell'intervento del presidente del che ha detto: Abbiamo questa macchina potentissima, però alla fine l'uomo no? è essenziale. E qui questa è la problematica: non è legata alla complessità, non è che se io aumento il mio modello e prendo un Leonardo 2, come abbiamo detto, fra due anni, abnorme. E la, il problema della rappresentatività dei dati sarà risolto, quindi cioè, questa è una cosa fondamentale. Di conseguenza, chiaramente l'altro è la qualità dei dati, chiaramente collegata, no? dati garbage in, garbage out, ovviamente, ma a questo si aggiunge come misurare questo, cambia il mondo. Immaginate che qua stiamo lavorando con modelli, tanto per dirne una, che sono delle black box, quindi questo aumenta, cambia le questioni da attenzionare e da valutare. E infine il rispetto della privacy dei dati in input. Per concludere, gli investimenti dei metodologici, per esempio, che potrebbero aiutare a risolvere o a dare alcune risposte a questi problemi, sono quelli di integrazione con i dati di indagine, che possono aiutare nella rappresentatività. Chiaramente stiamo investendo nello sviluppo di misure di qualità e proprio immaginare anche l'indagine in maniera diversa, quasi servente, servente all'utilizzo di queste eh, nuove fonti di dati e poi infine lo sviluppo di tecniche di input privacy. L'ho messo perché uno può pensare che sia solo un problema di tipo, come dire, legale. In realtà, in realtà cioè, ci sono delle, dei modi e delle tecnologie che vanno eh, sviluppate affinché sia rispettata questa eh, tematica. Grazie. Grazie Marco, non era facile in poco tempo e non sarà facile per gli altri relatori sintetizzare un mondo così ampio e complesso, però ecco nel secondo intervento avremo una specie di use case, diciamo così, tra quelli che tu hai menzionato perché parleremo di analisi della mobilità delle persone attraverso l'uso dei big data. E il nostro panelist è il dottor Lorenzo Vannacci, che ha una vasta esperienza professionale nel settore della mobilità e dei trasporti a livello nazionale e internazionale. Si è laureato nel 2000 in ingegneria presso l'Università degli Studi di Firenze e ha lavorato presso il Joint Research Center della Commissione Europea. Dal 2017 lavora nelle Ferrovie dello Stato presso l'FS Research Center. E da gennaio 2024 ricopre la posizione di responsabile Research and Science Advisor del gruppo FS. A lei la parola. Grazie. Sì, funziona. Allora, innanzitutto io ho fatto anche una presentazione, non trovando i lucidi, perché non ne provavo più. Eh, sarà un po', po lunga, ma cerco di andare veloce: la lascio un po' agli atti, magari per gli approfondimenti. Eh. Prenderò un minuto per spiegare il gruppo FS perché mi sono reso conto nelle varie presentazioni che facciamo che non tutti si rendono conto della dimensione internazionale della nostra azienda. Quindi mh, perdonatemi se prendo 30 secondi per spiegare questa cosa. Poi parleremo di una necessità che è venuta fuori un po', la presentava anche prima, eh, la richiesta di dati sempre più eh, aggiornati e frequenti. Perché dobbiamo misurare la mobilità? come la misuriamo e con queste domande noi abbiamo messo in piedi come FS una collaborazione con Istat e il Ministero dei Trasporti nell'ambito del Piano Statistico Nazionale. Vedremo i risultati di questa collaborazione, e cosa fa abbiamo fatto e cosa vorremmo fare e anche qualche criticità che è emersa. Come vi dicevo il gruppo FS è un gruppo internazionale, come vedete al di là... De, de, dell'espansione in Europa è un gruppo che comunque è presente in tutto il mondo. Questo per dire che ra raggruppiamo una serie di expertise che non sono solo italiane, soprattutto raggruppiamo anche una serie di considerazioni e di sviluppi in paesi diversi da quello che è l'Italia. Quindi questo è un, un plus che mh, accresce le nostre competenze. Io, come diceva la dottoressa, faccio parte di FS Research Center che è il centro di ricerca in house delle ferrovie dello Stato che si occupa oltre delle indagini statistiche quindi collabora con ISTAT e anche di ricerca, modelli di supporto alle decisioni, diffusione dei contenuti statistici e partecipa al MOST che è uno dei cinque centri di eccellenza finanziati dal Ministero dell'Università della Ricerca e in particolare quello si occupa di mobilità sostenibile Dicevamo, come vedete io oltre all'immagine ho messo anche un video, sono fatto un passo avanti. Mi è riuscito, non era semplice eh, perché all'inizio mi era venuta una presentazione di tipo di 200 mega, però ce l'ho fatta. Eh, perché misuriamo la mobilità? Perché abbiamo bisogno di dati frequenti sullo spostamento delle persone? Qui parliamo di persone ma anche delle merci perché dobbiamo capire le abitudini di mobilità perché noi come gruppo mh, diciamo come azienda leader nel trasporto abbiamo bisogno di, eh, di queste statistiche perché siamo appunto un'azienda che sta nel mercato che ha bisogno di verificare le esigenze degli utenti e quindi la predisposizione di nuovi servizi e anche la verifica dell'andamento commerciale dei, dei nuovi treni, dei nuovi collegamenti che mettiamo in piedi. A volte questo con le statistiche ufficiali, lo devo dire, è un po' difficile perché abbiamo una, diciamo, tempestività del dato poco tempestiva. Cioè, nel senso, abbiamo dei risultati magari che sono di un anno fa, se siamo fortunati. Ora, mh, voi capite che durante la pandemia questo ha creato molti problemi, quindi fortunatamente già prima avevamo... Iniziato una collaborazione con Vodafone e da lì siamo partiti a analizzare una parte dei big data, che sono i dati di telefonia mobile. La domanda che ci facciamo quindi quando diciamo, per misuriamo la mobilità, ok, abbiamo deciso che è importante, ma cosa misuriamo? Come la vogliamo misurare? Ci sono una serie di fonti tradizionali, una, fo una serie di fonti, chiamiamole innovative, quindi dalle fonti tradizionali ci sono i SARV, tutte le SARV, le, le analisi statistiche, esiste in Italia l'indagine Automove che è molto importante perché ha una serie storica di 20 anni. Oltre a questi ci sono tutta una serie di dati diciamo, innovativi, di cui i dati telefonici che vedremo dopo sono una parte, ma ci sono i dati dei sensori, dei, dei, dei wifi, i dati anche della bigliettazione elettronica che possono essere sia dati tradizionali che dati diciamo, un po' più innovativi. Um. Con questi dati cosa vogliamo misurare? Vogliamo misurare eh, l'organizzazione spaziale dei spostamenti, cioè come si muovono le persone da un'origine a una destinazione, la loro distribuzione temporale all'interno della giornata, magari cercare di capire il motivo e su questo i big data aiutano meno, mentre le serve tradizionali perché c'è la domanda perché ti sei spostato è un po' più facile. Eh, il modo di trasporto, vedremo che abbiamo lavorato molto per cercare di ehm, migliorare l'algoritmo. Quando siamo partiti a, a pensare all'utilizzo dei big data ci siamo anche chiesti, sì, però non possiamo fare un qualcosa noi come ferrovie staccato dal mondo della statistica ufficiale. E quindi insieme a ISTAT, nell'ambito del Piano Statistico Nazionale, abbiamo iniziato un progetto che coinvolgesse anche il Ministero dei Trasporti per cercare di capire eh, come si potessero utilizzare i big data per l'analisi della mobilità delle persone. Questo progetto ha alla fine eh, diciamo eh, fatto uscire questa, questa pubblicazione, che ora trovato, che vedete qui in una delle poche copie cartacee che esistono, ma se andate sul sito di Ferrovie dello Stato è eh, disponibile gratuitamente sia in italiano che in inglese, che contiene una serie eh, di argomenti molto interessanti, quindi un'analisi anche normativa di tutto quello che viene fatto e che viene rilevato in Italia sulla mobilità per legge quindi anche tutte le indagini che fa il Ministero dei Trasporti, tutte le indagini che fa Istat, eh, che confluiscono quindi in un'analisi delle fonti attuali che ci sono, eh, si, si parte anche dell'idea di migliorare queste analisi perché l'esigenza di monitoraggio della mobilità chiede mh, analisi più tempestive. Quindi po viene poi riportato il nostro caso di studio che vi farò vedere tra poco anche mh, analizzato il ciclo di vita dei big data che, su cui Istat lavora anche insieme a Eurostat costantemente e poi ora vedremo magari delle opportunità e degli sviluppi futuri Attualmente ci sono varie fonti ora non le sto elencare tutte ve l'avevo già detto prima ma eh, di, di, diciamo, di vari attori Ministero, Istat Isfort eh, anche indagini locali, dei, per esempio dei FUMS, quindi c'è tutta una, un, una banca dati di, di statistiche eh, anche amministrative sulla mobilità dei passeggeri. Anche a livello europeo ci stiamo muovendo con vari progetti, si sta muovendo Istat, noi magari forniamo ai colleghi di Istat magari anche un supporto più, più tecnico perché è diciamo, conosciuto il fatto che è necessario un nuovo approccio all'utilizzo dei big data per capire anche e integrare tutti i dati anche a livello europeo. Perché questo è un problema, cioè nel senso i dati di telefonia mobile, per esempio, sono nazionali. Eh, tanto per dire la così, traccia di un telefonino quando passa il confine cambia codice e quindi non è identificabile. Questo è un problema per l'analisi, per esempio, de, che noi facciamo come società ferroviaria degli spostamenti transfrontalieri. Se vola, noi vogliamo analizzare che fa Francia-Italia, è molto difficile con questo tipo di dati. Eh, velocemente quello che abbiamo fatto noi è utilizzare eh, nel, nel caso studio che ha riportato nel volume eh, l'analisi di 23 milioni di, di SIM Vodafone all'interno del territorio nazionale a, a cui ab abbiamo cercato di dare um, una mappatura degli spostamenti all'interno dell'Italia. De dell una cosa importante che è emerso durante questo lavoro, ma anche con le, con le collaborazioni con Istat è che per lavorare con questi dati è necessario creare un linguaggio comune con l'operatore di, di telefonia che fornisce dati. Perché, per esempio, per gli esperti di statistiche diciamo, della mobilità spiegare cos'è un passeggero chilometro non è stato semplice. Quindi eh, c'è tutta anche una parte di dialogo iniziale. Che è durata per qualche mese per cercare di capire cos'è uno spostamento, come definisco il modo di sistema di trasporto, cos'è la sistematicità, quindi un dizionario e un linguaggio comune. Abbiamo diviso l'Italia in circa 3.000 zone e abbiamo iniziato ormai da aprile 2022 a registrare i dati degli spostamenti e gli indicatori di mobilità. Vado più veloce visto che anche qui il tempo sta per scadere, eh, cosa, cosa è emerso da questa soluzione, questo diciamo, lavoro, che in questo caso studio che noi abbiamo fatto? Che l'utilizzo dei mobile network data, cioè dei dati telefonia mobile, non è ovviamente una soluzione pronta all'uso, come la maggior parte dei big data, perché sono normalmente dati eh, diciamo di scarto di un altro sistema cioè il sistema di telefonia serve per telefonare e mandare messaggi non serve per monitorare gli spostamenti quindi lo utilizziamo ma ci sono anche delle difficoltà dei limiti tecnici e anche de delle soluzioni che vanno ingegnerizzate e pensate quello che mh, abbiamo realizzato eh, diciamo, attraverso la collaborazione con, con Vodafone, con Istat e con il Ministero, anche abbiamo costruito un, un approfondito know-how causato anche dall'interazione degli esperti di Data Analytics, operatori telefonici e noi come esperti di trasporto. Questo è un punto forte che senza, mh, senza il quale... È molto difficile analizzare questi dati proprio perché provengono da un sistema che è dedicato ad altro. Ci sono dei punti da migliorare. Abbiamo sviluppato molto l'algoritmo per l'identificazione di modo di trasporto. Dobbiamo comunque ancora lavorare sulle aree urbane dove i dati di telefonia mobile hanno delle criticità dovute agli spostamenti brevi. E tutti, credo noi come azienda e magari anche gli statistici imparare a usare a, a, a lavorare con i, con i dati live perché questi dati rispetto alle statistiche tradizionali sono live arrivano dopo 15 giorni che sono stati generati che è... proprio per fare questo abbiamo proposto un nuovo lavoro per sviluppare questi punti critici che sono emersi ci sarà un nuovo lavoro nel nuovo piano statistico nazionale che sarà diciamo, un volume 2 di questo qui che, che vi facevo vedere. Le attività che facciamo con INSTAT e con FS Research Center su Big Data sono diverse, dall'osservatorio sulla mobilità del Ministero dei Trasporti in cui partecipiamo al primo capitolo, alle analisi con ERA, con ITF, le infografiche che vedete in alto a destra che pubblichiamo sul sito. Eh, diciamo nostro DFS di un'analisi diciamo, che abbiamo fatto sulla mobilità che è qui un poster che potete vedere eh, nelle sezioni poster e abbiamo partecipato anche all'evento eh, di sprint fatto in collaborazione con Istat io vedo che lampeggia da un minuto quindi mi, mi fermo Grazie Ingegner Vannacci, molto interessante questa, questa esperienza, questo, questo caso di studio in cui soprattutto ha evidenziato anche l'importanza del lavoro di collaborazione fra diverse figure, eh, di esperti, diversi skill e questo è un elemento fondamentale quando parliamo di sfruttamento di queste nuove fonti per finalità informative, statistiche eccetera. E, è stata eh, menzionata anche sia da, da Marco Tizio che dall'ingegnere Vannacci questo tema dell'integrazione dell fra le fonti digitali, le nuove fonti e le fonti di indagine e nel prossimo intervento eh, avremo invece un esempio in cui questa integrazione avviene by design sostanzialmente, viene progettata insieme appunto nella, nella fase di progettazione dell'indagine e del, eh, degli obiettivi conoscitivi dell'indagine. Quindi lascio la parola a Monica Perez per l'intervento sulla frontiera delle tecniche di indagine, le smart surveys. Monica Perez è dirigente di ricerca presso l'Istat, demografa di formazione, esperta di metodi e tecniche di ricerca sociale. Svolge attività di indirizzo tecnico-scientifico nella progettazione dei processi di acquisizione dei dati presso la direzione per la raccolta dati dell'ISTAT. Ha assunto diversi ruoli in ISTAT anche in contesti internazionali, anche come esperta tematica e dal 2020 nell'ambito appunto di attività connesse all'uso di big data per la produzione statistica si occupa di progetti inerenti allo sviluppo delle smart surveys in particolare nell'ambito dello European Statistical System. A te la parola Monica. Grazie Orietta. Allora io ringrazio Orietta per questa presentazione, ringrazio anche il Comitato Scientifico per aver dato l'opportunità appunto di, di presentare questo lavoro che in realtà come vedete già in questa slide è, è un lavoro congiunto con altre due colleghe, Claudia De Vitis e Francesca Inglese, ma in realtà è il frutto del lavoro di una squadra, quindi di una squadra che diciamo, è iniziata con Francesca, Claudia e devo dire anche con Cecilia Colasanti, che oggi è direttore per le tecnologie eh, dell'informatica, che prima aveva un altro ruolo, quello di responsabile della protezione dati in Istat e che quindi ha, diciamo, ha dato anche lei un input a, quello, diciamo, che oggi vi vengo, a questo lavoro che oggi vi vengo a presentare. E sarebbero molte le persone da ringraziare, eh, molte sono presenti anche qui in sala. Non posso fare la lista di tutti, però sicuramente i ringraziamenti vanno anche a loro che insomma sono parte della squadra che nel tempo si è andata ad arricchire. Perché su questo poi riprenderò anche uno spunto conclusivo. Secondo me l'importanza di, di questi lavori riguardano proprio anche un'attività di squadra e di competenze multidisciplinari. Quindi non tolgo altro tempo perché è veramente poco quello che ho a disposizione e vado al mio intervento che appunto riguarda queste nuove tecniche di indagine, una nuova frontiera che sono le smart survey. Salto questo sommario perché tanto probabilmente non lo potrò rispettare proprio per questioni di tempo e vado subito al dunque. Che cosa sono le smart survey? E in realtà cosa serve per realizzare una smart survey? Allora servono pochi elementi tutto sommato, un'indagine statistica realizzata via web, un elemento smart, che è quindi un sensore per raccogliere dati, quindi come immagini, posizioni o spostamenti, e l'integrazione, quindi un'azione, che è l'integrazione tra questi due elementi, tra l'indagine e l'elemento smart. Integrazione che può avvenire sia durante la raccolta del dato, che viene effettuata di solito attraverso un'app su smartphone, e in cui i sensori quindi che, che, che ruolo svolgono? Aiutano a svolgere dei compiti richiesti al rispondente in modo molto più semplice, i dati del sensore vengono processati e forniti tramite smartphone e i rispondenti quindi possono interagire con questi dati del sensore, confermandoli per esempio piuttosto che modificandoli. Oppure l'integrazione può avvenire dopo la raccolta del dato e questo avviene ad esempio quando si utilizzano strumenti come i tracker di attività che quindi hanno dei sensori che rilevano le informazioni prima che vengano poi riportate in occasione dell'indagine statistica su un questionario. Quindi le smart survey in realtà rappresentano una forma un po' ibrida di raccolta dei dati poiché combinano i dati offerti dai sensori con l'attività del rispondente che agisce via web tramite un'app installata sul proprio smartphone o tablet. In questo senso quindi il rispondente ha un ruolo centrale, proprio perché deve consentire al sensore di acquisire i suoi dati personali, altrimenti viene meno uno dei due elementi che abbiamo visto fondamentali. E altri aspetti anche sono importanti, vale a dire quello di guadagnarsi per esempio la fiducia dell'intervistato a effettuare determinate azioni, anche sul piano delle misure adottate a tutela dei dati personali. Tutto questo quindi richiede in un certo senso una, eh, diciamo un patto che si deve venire a instaurare tra tre soggetti diversi, che sono appunto i cittadini, le aziende private spesso detentrici di questi dati e gli enti pubblici. Tra cui si deve appunto creare una sorta di rapporto di fiducia. Nell'ambito della statistica ufficiale, al momento le Smart Survey stanno trovando applicazione principalmente in due tipologie di indagine, che sono quelle per cui ancora oggi vengono effettuati indagini attraverso diari cartacei, particolarmente onerose, quindi anche per i rispondenti, che sono quindi l'indagine sulle spese delle famiglie e l'indagine sull'uso del tempo. Vediamo un attimo quali sono però le tipologie di sensori normalmente utilizzate. Sono queste che qui vedete, cioè le fotocamere, le posizioni di GPS, eh, quelli che rilevano l'accelerazione oppure anche sensori esterni tipo sulla qualità dell'aria che possono fornire informazioni per esempio sulle condizioni abitative. Quindi i sensori offrono dei dati oggettivi che permettono di arricchire in alcuni casi anche se vogliamo sostituire l'informazione, introducendo però per esempio delle forme di errore nuove che forse fino ad oggi non erano state considerate nemmeno sul piano appunto metodologico. Il punto chiave è sicuramente quello di identificare i dati del sensore in grado di fornire la misurazione più accurata del fenomeno da indagare. Perché? Perché chiaramente il dato del sensore non è informazione statistica ma deve essere trasformato per diventare appunto informazione da poter utilizzare sul piano statistico. A questo fine, quindi si ricorre di solito a tecniche di machine learning per elaborare quindi i dati forniti dagli smart device e trasformarli in informazioni statistiche che siano quindi eh, diciamo adeguatamente corrispondenti agli standard metodologici e anche a specifiche esigenze di solito di classificazione statistica. Quindi i dati acquisiti dal sensore vengono processati di solito attraverso algoritmi di machine learning in quello che è un microservizio di solito indipendente dalla piattaforma e possono essere quindi restituiti al rispondente come suggerimenti in fase della raccolta dei dati, quindi i suggerimenti che il rispondente è chiamato, di solito a delle informazioni che il rispondente è chiamato a fornire durante l'indagine. Qui ho riportato due esempi tanto per rendere la cosa un pochino più concreta. Per quanto riguarda per esempio l'indagine sulle spese delle famiglie, le immagini degli scontrini fornite dal rispondente e acquisite dall'app vengono di solito lette tramite tecnologie OCR e tramite algoritmi di classificazione i prodotti acquisiti dalle immagini vengono ricondotti alle voci di classificazione COICOP. A questo punto, al rispondente, quindi viene restituita l'informazione della spesa sostenuta per tipologia di prodotto, che può quindi confermare o correggere nell'app che ha quindi sul proprio smartphone. Nell'indagine invece sull'uso del tempo, che eh, richiede una serie di, eh, diciamo di di riportare le informazioni che le persone hanno effettuato, eh, le azioni, le attività, scusate, che le persone effettuano nell'arco di una giornata a cadenza di 10 minuti, quindi un'indagine abbastanza complessa e onerosa, gli algoritmi di machine learning possono essere utilizzati per supportare l'intervistato invece nella compilazione del diario delle attività quotidiane fornendo Suggerimenti basati proprio sulle attività svolte in base alla posizione che viene registrata appunto dal sensore, oltre che a informazioni sui luoghi visitati e sui mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti. Quindi capite come tutto questo può chiaramente favorire e dare utili suggerimenti al, diciamo, eh, alla compilazione di, di, delle, de, 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 delle indagini che le persone sono chiamate a svolgere. Ora, chiaramente quindi, tutto questo. Eh, come possiamo immaginare, offre numerose potenzialità. Innanzitutto la riduzione del carico statistico sui rispondenti, una maggiore accuratezza delle informazioni, la possibilità di integrare e anche in alcuni casi sostituire la compilazione dei questionari, disponendo quindi di dati ad alta frequenza e molto dettagliati, e anche la riduzione della mancata risposta, questo nel caso in cui però le indagini vengano combinate con altri metodi di raccolta dati più tradizionali. A fronte di queste potenzialità, tuttavia, vi sono vari aspetti connessi all'uso delle app e dei dati da sensori, quindi un po' più problematici. Tra questi, ricordiamo, acquisire il consenso del rispondente, che quindi è fondamentale, che deve essere coinvolto quindi come soggetto attivo. Il, eh, problemi di copertura perché? Perché soltanto una parte della popolazione può essere raggiunta. Eh, ehm, quindi, ad esempio, chi non dispone degli strumenti o non ha adeguate abilità per svolgere, oppure non è disposto a svolgere le, queste azioni. Va anche ridisegnato l'intero processo di indagine con ricadute su varie eh, fasi del processo, in particolare nella fase della raccolta dati, vanno garantiti i requisiti di sicurezza dei dati ma anche il ricorso a nuovi metodi proprio appunto per trasformare i dati acquisiti da sensori in informazione statistica e ci sono molte ricadute quindi sulla qualità dei dati, nuove forme di errore come abbiamo detto. In ultimo anche dare certezza giuridica agli utenti e trasferire quindi al rispondente quelle informazioni a tutele e garanzie adottate per le smart survey per aumentare quindi la trasparenza e la fiducia verso chi gestisce i dati. Ora non mi soffermo sulle sfide metodologiche e organizzative perché non abbiamo il tempo, ma sono molte, ve le lascio perché chiaramente possono dare, eh, diciamo, delle, essere spunto di riflessione. E voglio completare, diciamo, il tempo che ho a disposizione parlando invece di quelli che sono i progetti in cui l'Istat è coinvolto e che ci vedono partecipi, quindi, di questa rete dello European Statistical System per la parte appunto delle Smart Survey fin dal 2020. Un primo progetto si è concluso ed era un lavoro, diciamo, preparatorio concettuale per appunto gettare un po le, le basi metodologiche e architetturali eh, legate alle soluzioni per queste smart survey attualmente invece è in essere questo nuovo progetto che mira a implementare quindi il quadro definito nel precedente progetto e, mh, proprio attraverso delle soluzioni di processo end to end come vengono definite da testare sul campo i partner, come vedete, sono numerosi paesi europei e anche tre università. Um. L'Istat in particolare all'interno di questo progetto è coinvolto in alcune, eh, in alcune diciamo, operazioni, in particolare nella definizione di standard per modelli di machine learning all'interno proprio del processo di rilevamento intelligente e nella ricerca di soluzioni per raggiungere adeguati livelli di, processi, di precisione e accuratezza che sono quelli tipici della eh, statistica ufficiale. Per l'indagine Time Use, come dicevamo, in particolare si stanno definendo delle procedure metodologiche e requisiti per lo sviluppo di un microservizio che è basato proprio sui dati di geo e che sarà in grado di prevedere le attività del rispondente in relazione al tracciamento dei luoghi da esso visitati. E in più eh, due indagini sperimentali ci vedono eh, coinvolti. Una si è già realizzata, che è questa sulle nuove modalità di raccolta dati, in cui appunto si è cercato di percepire proprio quali fossero eh, le attitudini della popolazione verso queste nuove forme di tecniche di indagine. E nel quale, nella quale abbiamo chiesto per la prima volta ai rispondenti proprio di svolgere delle azioni con dei sensori. Un'altra invece sarà l'indagine pilota Smart sull'uso del tempo, che verrà realizzata con app e avrà diciamo, anche l'obiettivo di valutare l'effect mode. In ultimo, ma non per questo come si dice di minore importanza, eh, diciamo l'Istat è impegnato anche sugli aspetti legali del trattamento dei dati personali. In questo coordina proprio un work package all'interno del progetto e quindi anche nell'elaborazione di linee guida per la realizzazione quindi di valutazioni di impatto sul trattamento dei dati, che è un altro aspetto abbastanza importante in questo contesto. Prima di passare alle conclusioni, ci siamo. Volevo soltanto qui soffermarmi molto rapidamente su eh, alcuni risultati ottenuti da questa indagine, sulla, appunto sulle percezioni dei cittadini italiani, in, in particolare sulla disponibilità quindi della popolazione a rispondere smart, se vogliamo, quindi a partecipare a un'indagine e a svolgere determinate azioni. Come vedete, non ci sono dei target di popolazione più orientati ovviamente a fare questa, diciamo, ad andare verso le indagini online. Eh, sono persone di solito al di sotto dei 65 anni, con un livello di istruzione elevato, che vivono in determinate aree del paese, in comuni eh, diciamo, al di sotto dei 50.000 abitanti. E vivono in famiglie, quindi non sono monocomponenti, e in più la propensione proprio a svolgere le azioni smart sembrerebbe aumentare al crescere della disponibilità che le persone hanno di diversi tipi ovviamente di device, non di, diciamo proprio a diverse tipologie, non in termini di numerosità, ma a una varietà di tipologie e anche del reddito familiare. Ma non è tanto questo l'aspetto importante, quanto il fatto che. Diciamo, ci sono dei fattori che invece influiscono negativamente sullo sviluppo di queste indagini, che sono soprattutto le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati e della privacy. Venendo alle conclusioni, alcune considerazioni finali. Eh, allora, queste tipologie di, di indagini hanno un grande potenziale e rappresentano quindi una grande sfida per la statistica ufficiale, sotto vari punti di vista, ma devono essere affrontate appunto attraverso un approccio multidisciplinare e attraverso un patto di fiducia tra vari soggetti, i detentori di dati, la statistica ufficiale e soprattutto chi deve realizzare l'indagine, cioè il cittadino. E riducono, abbiamo detto, l'onere statistico e forse anche i costi ovviamente finanziari, ma richiedono uno sforzo iniziale maggiore e soprattutto, e su questo voglio porre l'accento, la diffusione di una cultura... Orientata all'uso di questi strumenti anche per fini statistici. Perché quello che si percepisce è che le persone, tutti noi sfruttiamo tantissimo questi strumenti, ma in realtà, quando poi l'abbiamo visto in quell'indagine, quando poi ci, ci viene chiesto di utilizzarli per fini statistici, alziamo delle fortissime barriere legate alla privacy, al fatto che queste informazioni ma che chissà che, che cosa ci si può fare. Però, di fatto, poi tutti i giorni molti di noi sono molto esposti sui social e in molto altro modo diciamo, espongono i propri dati personali. Quindi questa è una battaglia che va fatta se si vuole in qualche modo far sì che queste indagini possano andare avanti. In, ci sono anche altri aspetti quindi che devono supportare tutte queste azioni, eh, che saranno quindi le campagne di comunicazione probabilmente e anche il fatto di, nell'ascesa sul campo, quindi proprio nella fase della raccolta dei dati, anche, eh, offrire dei supporti, per esempio nel favorire la partecipazione di quei segmenti di popolazione che sono più restii. A partecipare e quindi facilitare la disponibilità anche a fornire informazioni in modo non tradizionale. Ecco, questo, con questo concludo. Purtroppo anch'io sono andata un pochino fuori dai tempi e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, Monica. Sì, diciamo che andate fuori dai tempi, ma le vostre presentazioni sono così interessanti che non ho il coraggio di fermarvi, quindi... Eh, grazie per la presentazione. Eh, siamo all'ultimo intervento. Abbiamo parlato di dati non probabilistici, dati probabilistici, integrazione, qualità, accuratezza. Eh, ecco, l'intervento, il prossimo intervento, diciamo fa un po' il punto su data science e statistica ufficiale, opportunità e criticità. Eh, chi ci parla è il professor Marco Alfò che vado a presentare. Marco Alfò è professore ordinario di statistica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione Informatica e Statistica presso la Sapienza Università di Roma, lo è dal 2017. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano modelli per l'analisi di dati a struttura gerarchica, longitudinale e multilivello, modelli a variabili latenti e effetti misti modelli statistici per l'analisi di reti sociali, questo lo dico per far un po' capire anche diciamo, eh, l'estensione eh, degli ambiti di ricerca eh, del professor Alfò e, e da quest'anno, come dicevo all'inizio, il professor Alfò è membro del Comitato Consultivo delle Metodologie Statistiche dell'Istat, oltre ad essere autore di numerose pubblicazioni su rivista e volumi scientifici. A te la parola Marco. Buonasera a tutti. Eh, L'essere l'ultimo relatore aiuta molto perché ovviamente eh, chi mi ha preceduto ha già dato molte informazioni su almeno i primi due punti del sommario, quindi mh, soprattutto sui progetti che stanno andando avanti e sull'interazione che c'è e che ci può essere tra data science e statistica ufficiale. Non do una definizione di data science nel senso eh, che mh, noi eroghiamo, il mio dipartimento, insieme agli altri dipartimenti della facoltà, eroghiamo una laurea magistrale in data science che nessuno ha mai saputo definire realmente. Quello che definisce data science è ciò che, si aspetta, che ci si aspetta che un data scientist sappia fare e abbia come competenze ed è un misto di competenze matematiche, statistiche informatiche, ingegnerie informatiche e così via. Data science, inteso in senso molto largo, sta dando delle enormi opportunità di sviluppo. Le enormi opportunità di sviluppo sono legate al fatto di ampliare la tipologia dei dati e delle informazioni che possono essere processate, analizzate, la velocità. Con cui queste vengono processate e analizzate che noi non conoscevamo prima. Questo lo dico da statistico. Io mi occupo di modelli statistici, quindi sono ciò che è di più lontano dal data science è. Mi occupo anche di modelli statistici in campo biomedico. Quindi io non sono interessato alla previsione, sono interessato alla spiegazione. Quindi tutto ciò che vi dirò è detto. Da questo punto di vista, quindi grandissima opportunità. Le grandi opportunità che ci dà le abbiamo viste nei progetti che Marco ricordava che FS sta portando avanti e che Istat sta portando avanti, e che sono basati sull'utilizzo di dati che provengono dalle fonti più disparate. Non abbiamo più la classica matrice unità variabili con cui tutti noi siamo cresciuti in qualche modo abbiamo degli oggetti che non pensavamo di dover processare. La cosa più semplice sono le reti sociali, i dati della rete sociale sono dei grafi e possono essere misurati nel tempo, quindi sono dei grafi che si ampliano. Tutte queste tipologie di dati innovative ci danno più informazione se questa informazione noi la sappiamo in qualche modo analizzare, quindi la sfida è introdurre metodi che siano possibili, possibili nel senso che sia possibile stimare i parametri dei modelli. Le reti um, che vengono utilizzate nel deep learning hanno milioni di parametri. Quando ero studente si diceva che un modello non parametrico, uno stimatore non parametrico, aveva infiniti parametri. In un certo senso ci stiamo avvicinando a quello. I modelli e i metodi sono sempre più complessi e questa complessità ha necessità, come diceva il presidente del Cineca, di grande capacità computazionale. Però le opportunità che ci dà questo contesto allargato sono effettivamente grandissime. E noi abbiamo pensato... Mi sono scordato di dire che queste slide e tutto il lavoro in generale sono fatte con Brunero Liseo, Daniela Cocchi e Giovanna Ranalli, Maria Giovanna Ranalli, il gruppo italiano dell'Advisory Board di Stat, diciamo, il grupp gruppo italiano accademico. E vi do solo alcuni punti che secondo me vale la pena di discutere. La prima, la qualità e la tempestività delle statistiche ufficiali. Questa è un'opportunità a cui Data Science può rispondere. La seconda è l'integrazione di diverse fonti di dati. Ce ne sono anche altre ovviamente, però secondo me queste sono le più importanti proprio perché sono quelle su cui più approfonditamente dobbiamo riflettere e sulle quali dobbiamo lavorare in termini di formazione. Eh, I nostri studenti sono bravissimi dal punto di vista analitico, sono bravissimi dal punto di vista computazionale, incominciano a perdere... Il, come dire, il, la, palati, la palatabilità, la managgevolezza del dato, nel senso che incominciano a perdere il sentore della la fondamentale caratteristica della qualità del dato. E questo è qualcosa su cui noi in quanto accademia dobbiamo riflettere. L'integrazione ovviamente l'abbiamo vista. L'integrazione è una grandissima opportunità, la troverete però anche nella, tra le criticità. Questo perché integrare fonti non è né semplice né immediato. Basti pensare che ogni fonte ha una cadenza diversa e che quando noi definiamo un modello di solito lo definiamo con una cadenza che dovrebbe essere unica. E questo pone tutta una serie di problematiche dal punto di vista dell'omogenizzazione dell'informazione, della stima e se vogliamo dell'inferenza. Altre. Eh, Visioni sulla qualità della tempestività ovviamente non dobbiamo aspettare anni per avere delle buone informazioni, delle informazioni di buona qualità. Il tempo reale è molto vicino a noi. Io mi ricordo che a un certo punto della mia vita, lavorando sulla scheda di emissione ospedaliera, la scheda di emissione ospedaliera dell'anno X la ottenevamo nell'anno X più 3. Ovviamente questo non... Era, il percorso era molto complesso, c'era un percorso di ricostruzione, di qualità, di validazione e così via. Adesso, se fossimo in un mondo così come quello che ci viene raccontato, se vi faccio vedere la mia ultima cartella clinica, mi è stata data in formato digitale, ma dentro c'è un PDF scritto a mano. Però, diciamo, se stessimo in un mondo perfetto, adesso avremmo un fascicolo sanitario disponibile in tempo reale o in tempo quasi reale, con un lag relativamente ristretto che ci permette quindi di decidere oggi per qualcosa che è molto vicino a oggi, non oggi per qualcosa che è già passato e che magari è già rimutato nel tempo. Quindi tempestività secondo me è un obiettivo che la data science ci ha dato e che ci sta rendendo possibile. L'integrazione di diverse fonti di dati le abbiamo viste, quali sono le grandi opportunità che ci danno. Abbiamo sensori, abbiamo immagini, abbiamo dati strutturati e non strutturati che possono essere collegati tra di loro in una raccolta informativa che è evidentemente molto, molto dettagliata, a livelli di dettaglio che potremmo anche non aver mai avuto prima, dettaglio individuale addirittura. Poi, sulle questioni di privacy, come dire, non entro perché non ho competenze del caso, anche se poi vi voglio dire una cosa da quel punto di vista. Le criticità. Le prime che mi vengono, l'integrazione di fonti di tipo diverso. Sono eterogenee, sono costruite in modi diversi. Siamo sicuri, ad esempio, che la definizione di lavoro che descrive l'Inps e l'Uniemens sia identica a quella delle forze lavoro? non completamente non, non c'è un uno a uno. Allo stesso modo hanno una frequenza, una cadenza, un dettaglio, una qualità differente, il che vuol dire che c'è un lavoro di omogeneizzazione che non è assolutamente semplice da fare e sul quale noi probabilmente dobbiamo investire molto. La seconda è rappresentatività e distorsione. <coughs> La rappresentatività noi la conosciamo quando guardiamo i campioni probabilistici. I campioni non probabilistici che cosa rappresentano? I dati da fonti amministrative rappresentano un censo, un censimento, rappresentano una parte della popolazione, quella parte della popolazione è ben strutturata, è ben dettagliata oppure no? Che tipo di distorsioni? sono in gioco, ci sono distorsioni di selezione, di autoselezione, distorsioni demografiche, eh, distorsioni tecnologiche. Se guardiamo solo a chi utilizza un certo device, ad esempio, o certi canali, è ovvio che, ve lo dico sinceramente, ogni volta che compro un cellulare nuovo, chi mi fa l'upgrade è mia figlia. Perché? Perché lo fa in un tempo che è un decimo di quello che ci metterei io. È ovvio che noi due non siamo nella stessa popolazione, non siamo rappresentativi della stessa popolazione. L'altro problema è quello del black box, su cui si è molto discusso. Questo problema, il black box inteso, i metodi di machine learning, che cosa fanno esattamente? Questo è stato utilizzato in maniera certe volte distorta da chi voleva fare una critica di parte ai metodi machine learning. Però è evidente che questi metodi che possono dare previsioni di livello e di qualità superiore ai metodi statistici standard, certe volte non sono spiegabili. Fatto sta che tanto tempo dopo, perché il machine learning incomincia negli anni ottanta. Adesso stiamo ritornando verso il machine learning spiegabile. All'interno di questi metodi c'è qualche cosa che è poco trasparente, che quindi da un certo punto di vista è difficile ammettere all'interno dei canali di statistica ufficiale, perché la statistica ufficiale serve per le decisioni politiche. Quindi dobbiamo in qualche modo mh, eh, motivare. Il risultato che otteniamo e molto spesso le reti sono talmente tanto complessi che è difficile motivarlo. La seconda cosa che vi voglio dire è dal punto di vista, poi qui c'è cioè tutto un singolo dettaglio: oggi abbiamo parlato a un certo punto, ne ha parlato Orietta nella, nella sessione precedente a questa, di dati sintetici. I dati sintetici vengono utilizzati in biomedicina sempre più spesso sono in un certo senso la controparte della pseudonimizzazione in statistica ufficiale. Il dato sintetico viene generato tramite reti che si chiamano GAN, che sta per Generative Adversarial Networks, cioè reti avvers avversarie generative. Il problema è che ogni distribuzione multivariata ha diverse fattorizzazioni. Dal punto di vista tecnico, tutte le fattorizzazioni sono identiche. Dal punto di vista della stima, le fattorizzazioni non sono equivalenti. Il che vuol dire che se io utilizzo un certo tipo di rappresentazione di modello per ottenere i dati sintetici, quei dati sintetici sono condizionati a quel modello e non sono buoni per tutte le stagioni. Quindi quello che mi viene di dire in generale è che ciò che va fatto è soprattutto uno sforzo per avvicinare la statistica ufficiale, il modo di ragionare della statistica ufficiale ai metodi della data science perché i metodi data, della data science acquisiranno robustezza statistica la eh, statistica ufficiale invece acquisirà nuovi metodi di analisi grazie grazie marco eh, per questa panoramica veramente ampia in cui le criticità sono molte e guardando a queste criticità è ancora più evidente quanta strada bisogna ancora fare in termini di ricerca per dare una risposta a questi, a questi problemi. E la ricerca è ricerca pubblica, è ricerca accademica e ricerca privata. Sono mondi che, come abbiamo detto anche prima, si devono parlare, devono trovare un terreno comune di collaborazione, di interazione. Ehm, per cercare soluzioni insieme. Abbiamo parlato anche della dimensione internazionale, ma mi vorrei limitare a questo livello che è già abbastanza complesso. Ecco, vorrei fare un'ultima domanda ai vari relatori. Non è una domanda, è diciamo, una richiesta di un commento oh, in base alla loro esperienza su come vedono l'interazione fra questi mondi della ricerca. Se, come è possibile, secondo voi, in base alla vostra esperienza, farli dialogare per cercare appunto di dare risposte comuni alle problematiche ehm, che avete evidenziato nei vostri interventi e fare in modo che le opportunità poi progressivamente diventino delle, delle realtà? Se avete anche dei commenti o delle osservazioni su questo. La domanda eh, sembra semplice, ma non lo è, non lo è affatto, perché uno diciamo prima di tutto partiamo dall'eventuale esigenza, cioè questi, due, questi mondi perché dovrebbero no, parlarsi? E, e la, domanda è talmente, diciamo, la, la risposta è talmente la palestriana che appunto sembra quasi mh, appunto una domanda difficile. In realtà. In realtà mh, è ovvio che i problemi sono oramai talmente complessi che eh, è come se noi decomponessimo un problema in, diverse, in diversi nodi, in diversi fattori, dal punto di vista metodologico, dal punto di vista tematico, dal punto di vista infrastrutturale. L'abbiamo sentito prima, quale macchina complessa per fare certe cose. Eh, abbiamo bisogno di, di queste macchine complesse quindi è evidente che data la complessità di ciascun singolo ciascuna singola componente ci, vogliono, ci vuole la comunicazione fra i diversi attori poi da un punto di vista invece, questa è una domanda una risposta anche questa abbastanza attesa però invece mi piaceva forse dire, fare un commento cioè anche proprio per il piacere di lavorare su quel problema per goderne appieno cioè cosa voglio dire, per capire veramente nei problemi così complessi abbiamo visto la ricchezza di domande che, eh, che ci vengono poste, ecco, parlarne insieme vuol dire capirlo complessivamente e se non si capisce nella sua completezza non si può risolvere, quindi secondo me è un po' questa, una visione, un po' diciamo, mh, una sorta di metafora come dire, no? un quadro complesso e il godere di ciascuna delle nostre competenze messe insieme per arrivare poi a delle soluzioni che possono portare veramente dei valori aggiunti importanti cioè siamo in un momento di cambiamento e questo è un'opportunità Sì, allora anch'io eh, voglio dire che ovviamente noi ci crediamo per quello abbiamo fatto questo lavoro che ho presentato nel piano statistico nazionale cioè la collaborazione tra i vari mondi Diciamo, mondo della ricerca, mondo industriale, mondo anche istituzionale è importante. Ma eh, come evidenziavo, è importante anche mettere insieme le varie expertise, le varie skills. Perché purtroppo la complessità mh, che sta raggiungendo la, diciamo, il mondo della statistica utilizzando la data science, big data, l'intelligenza artificiale. Eh, Caos, cioè, cioè mh, necessità di, di avere delle competenze talmente estese che una sola persona non le può avere, cioè un solo attore non può essere capace di analizzare tutto questo. Ci vogliono eh, diverse competenze, quindi la collaborazione è essenziale. Volevo sottolineare anche quello che diceva poi il, il professor Alfò che queste nuove tecnologie che si stanno affacciando, ormai molte si sono già affacciate da diverso tempo, che permettono di avere i dati in tempo più breve rispetto alle, alle statistiche ufficiali, come richiede il mondo attuale è importante, è importante saperci lavorare, perché poi, detto in poche parole, poi ci, ci scarichiamo giga e giga di dati e poi vanno anche guardati. Cioè, se no è inutile. Cioè, se, ah bello sì, avere i big data. Arrivano giga di dati che poi qualcuno deve guardare, analizzare, capire, vedere se sono giusti, vedere se c'è un problema e non siamo ancora proprio abituati a farlo con continuità e con la rapidità che queste fonti generano. Quindi anche questo è un punto veramente importante, l'abilità di lavorare con i dati in tempo reale, diciamo, chiamiamole così. Anch'io penso dunque l'aspetto è abbastanza complesso ovviamente. Ehm, io per natura pure un po' sono convinta di una cosa, insomma che comunque, il, come ho detto anche nella presentazione, un po' anche in base all'esperienza che, che stiamo vivendo in Istat su alcuni fronti, il lavoro di squadra è fondamentale. Fondamentale perché mette a fattor comune una serie di competenze diverse, di specificità, di, di valori aggiunti e quindi in questo, secondo me, questo, diciamo, questo mondo che sta evolvendo anche abbastanza rapidamente necessita necessariamente un gioco di parole, però di, di, appunto, di tante competenze diverse che possono venire quindi dal mondo accademico, da, da, dal settore privato per altre ragioni. E dagli istituti di statistica che hanno altre espertise. Quindi ciascuno deve portare la propria, diciamo, il proprio valore aggiunto. E questo secondo me si può concretizzare, ecco, mi piaceva magari aggiungere questo, cioè in che modo però, perché diciamo tutti no? di fare squadra in qualche modo, di, di un approccio multidisciplinare, in che modo allora i progetti sono sicuramente un momento di condivisione, progetti quindi, che dovrebbero essere affrontati diciamo con le competenze di più soggetti e quindi mettersi insieme nei progetti e l'altro forse l'altro aspetto che mi viene da pensare è il discorso anche di individuare magari dei, oltre che delle occasioni di condivisione come una conferenza come un workshop un webinar eccetera ma anche dei programmi forse di formazione dove si possano mettere insieme aspetti quindi competenze che vengono dal mondo accademico, competenze che vengono dal mondo privato e competenze che vengono magari dal mondo degli enti pubblici di, di statistica ufficiale. Questo perché? Perché un programma anche di formazione dove ci sono appunto esperti diciamo, che hanno anime diverse, magari sono anche tutti esperti della stessa materia. Ma che vivono una realtà diversa e quindi hanno anime diverse all'interno, mette sul piatto anche esperienze, per esempio un po' più orientate all'aspetto pratico, un po' più orientate all'aspetto teorico, che poi è quello che di solito si vive quando si condividono progetti insieme, perché c'è un approccio che è sempre un po' diverso no? nell'affrontare lo stesso problema, a volte anche con gli stessi metodi, se vogliamo, in senso più lato, però. Con un'anima un pochino diversa. Ecco, questo era quello che volevo, mi sentivo di dire. Allora, il mio, comm il mio commento generale, quello che dico sempre eh, ai miei studenti, è che quando si parla di apprendimento automatico c'è l'idea che tutto sia semplice e automatizzato e che non ci sia nessun tipo di interazione tra l'uomo e il metodo che va. In qualche modo addestrato, invece, con l'interazione è forte, è fortissima. Ci si passa molto sopra, però è una delle parti fondamentali. Noi abbiamo bisogno di interazione tra i diversi attori, ma l'interazione lo dico e qui un po' mi dispiace perché ogni volta che sento un politico che parla di infrastrutture incomincio a parlare a pensare che dica qualcosa che poi un po' fuffa però c'è un'infrastruttura di ricerca che un po' manca in italia cioè il fatto che eh, l'università vada un po' da una parte la statistica ufficiale va da un po' da un'altra, l'azienda ancora da un'altra. I progetti comuni non sono molto incentivati. Noi abbiamo visto progetti eh, finanziati dal Ministero. Del... Non, non è un fatto di questa realtà politica attuale, è un pensiero generale. Eh, progetti finanziati dal Ministero dell'Università in cui volevamo presentare un lavoro in cui ci fosse anche una componente, in questo caso c'era Marco, e, e Istat non poteva partecipare. Quindi quando ci sono questi blocchi nella progettazione comune, quando l'università viene valutata esclusivamente sulla ricerca pura e meno sulla ricerca applicata e ri sulle ricadute della ricerca applicata, è difficile. Noi tentiamo di farlo con tutti gli sforzi possibili, ma molto individuali. Finché lo sforzo individuale il risultato. Mm. Grazie, grazie Marco per queste considerazioni finali, grazie ai vari relatori. Io condivido in particolare quest'ultima affermazione anche perché se avete visto ad esempio nel caso degli Snet dei progetti europei in cui come Istat siamo coinvolti c'è sempre una partecipazione congiunta degli istituti di statistica e dell'accademia e quindi in quel caso effettivamente viene valorizzata questa eh, collaborazione eh, questa sinergia fra la ricerca pubblica e la ricerca accademica e con questo con questo questa speranza o magari ci possiamo provare a prendere un impegno come istituto di provare a rendere più eh, concrete le collaborazioni con, con il mondo accademico eh, ringrazio chiudo e ringrazio i relatori per le presentazioni e per la discussione ringrazio tutti voi per eh, aver partecipato a questa sessione spero che vi portiate a casa qualche informazione in più e vi auguro buon proseguimento di conferenza domani e buona serata grazie a tutti